Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qui per parlarvi di un argomento molto importante, un argomento che in un certo senso influenzerà anche la vita di te italiota che te ne stai lì imbesuito, rincretinito davanti a televisioni e giornali a farti propinare tutta una massa di informazioni creata da te dai media che sono meramente un organo di propaganda politica. Te, italiota, sei te l'artefice del tuo male e devi cercare di consapevolizzarti, devi riuscire a capire quello che sta succedendo. In Italia è in corso una dittatura che si vuole legittimare legiferando ad arte, legiferando in modo da avere una certa valenza giuridica. Abbiamo assistito in questi giorni alle riforme, circa il sistema elettorale, una riforma che poi io vi spiegherò che non sta in piedi dal punto di vista legislativo e dal punto di vista giuridico, è una riforma che essenzialmente è un'espressione di una volontà dittatoriale e anche dei paradossi. Adesso io vi faccio un po' un esempio. Noi abbiamo un sistema, adesso ci siamo ritrovati con un sistema elettorale che nel limite dell'assurdo, ammettiamo un partito, noi abbiamo un sistema in Italia, un sistema di coalizioni partitiche dove i gruppi, quelli con idee affine, si possono associare e creare una coalizione, oppure i gruppi che non ci stanno, non vogliono partecipare al sistema delle coalizioni degli inciuci, possono anche gareggiare per conto loro. Noi ammettiamo ipoteticamente che ci sia o un singolo gruppo o un partito molto forte che ha una da parte dei cittadini italiani ha un consenso talmente grande di riuscire a vincere al primo turno in maniera eclatante. Cosa avverrebbe? Ammettiamo che la coalizione X vinca in maniera preponderante, superando addirittura il 50%, mettiamo un partito, ipotizziamo, arriva ad avere una coalizione di partiti, arriva ad avere addirittura il 53%. Hanno vinto, loro hanno diritto a legiferare, non dico governare perché le votazioni legittimano di più il potere parlamentare, per cui il potere legislativo, loro hanno diritto di fare legge, comandano loro uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, il potere legislativo viene assegnato alla classe politica di maggioranza e viene assegnato, chiaramente chi ha vinto in maniera preponderante governerà in maniera preponderante, per cui il vincitore da primo acchito che ha ottenuto il 53%, lui governerà con una fetta parlamentare diciamo del 53%, una fetta parlamentare molto grossa che comunque va a rispecchiare quella che è, diciamo, la manifestazione di volontà degli italiani. Questo mi pare giusto, se gli italiani votano in maniera preponderante una forza politica, questa forza politica ha ragione di avere voce in capitolo circa il legiferare in maniera molto preponderante. Ammettiamo invece il caso in cui ci troviamo due o tre coalizioni che nessuna di queste riesca a raggiungere un 35%, diciamo si attestano tutte intorno al 25-26%, una al 27%, cosa avviene? Si va al ballottaggio, la coalizione, ammettiamo X, che al primo turno aveva preso il 25%, vince il ballottaggio. Cosa ci ritroviamo noi? Ci ritroviamo una situazione nella quale, stando al nuovo sistema elettorale, la coalizione che aveva un consenso da parte degli italiani, diciamo di un quinto, un 25%, di un quarto, scusate, un 25%, un italiano su quattro è per quell'idea lì, questa, stando al ballottaggio, questa coalizione viene super premiata e andrà a comandare, a legiferare in Italia, gli viene assegnato il potere legislativo del popolo italiano esattamente al 53%, esattamente nella proporzione in cui vi fosse stata una coalizione politica di grande consenso, acclamata e voluta dal popolo italiano.
Per cui questa cosa qui è veramente, siamo all'apoteosi dell'assurdo, ma chi lo dice che le coalizioni debbano essere, diciamo, 3-4 e si debbano attestare intorno 25-30%? Ipotizziamo, perché poi nella realtà bisogna tenere anche conto di situazioni che al momento possono essere anche assurde e si presume che da qui a breve non accadranno mai. Ammettiamo si presentino in Italia non due coalizioni, tre coalizioni, se ne presentino 7-8. Ognuna di queste ottiene un dato percentuale, un consenso percentuale da parte di italiani intorno al 10-15%, 16% attestato in questo modo qui, si va al ballottaggio, la coalizione che aveva il 15-16% va comunque in Parlamento, finito il ballottaggio, con il suo 53% di quota parlamentare. Viene sempre comunque premiata alla stessa stregua di una grande forza politica con il consenso di massa di tutti gli italiani, che avrebbe ottenuto di primo acchito un consenso superiore al 50%. Ecco, questo è l'apoteosi dell'assurdo, e come tutte le cose che sono assurde potranno anche stare in piedi dal punto di vista costituzionale, giuridico e legislativo, comunque sia rimane il fatto che queste cose sono assurde, ma ciò non toglie che comunque queste cose qui sono anche, essendo queste frutto di un volere dittatoriale, sono anche dal punto di vista proprio giuridico, sono anche delle cose inammissibili che vanno contro tutti quelli che sono i principi del buon legiferare. Andiamo un po' a capire che cos'è l'ordinamento giuridico italiano e su che cosa si basa. L'Italia, l'articolo 1 della nostra Costituzione, quello più importante perché non a caso è stato messo al primo posto, dice che l'Italia è una repubblica, diciamo, fondata sul lavoro, ma i cittadini sono al primo posto, il primo piano. Viene a loro assegnato il potere più grande dello Stato, perché i cittadini sono un popolo sovrano. La sovranità popolare non è un potere astratto, ci sono all'interno dell'ordinamento nazionale, dell'ordinamento di qualsiasi Stato, ci sono delle sfere di potere importantissime che fanno parte della branchia della sovranità. Questo cosa vuol dire? Che tutto quello che fa parte della sfera della sovranità non sono tantissime cose, sono piccoli elementi. Comunque sia, questi piccoli aspetti per Costituzione spettano al popolo sovrano, non vi è un preposto. Per cui certe manovre che sono state ordite dai vertici della piramide, ovvero dalla Troica, dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale, certe cose che sono state ordite dall'alto per togliere sovranità all'Italia sono state compiute nella piena illegalità, perché stando sempre al principio internazionale vi è il cosiddetto principio che la persona preposta a firmare deve avere il potere di firma, la cosiddetta plenipotenzialità. Se chi firma non è in quel momento plenipotenziario, non ha lui il potere di poter avere quella firma, quello che lui firma in base internazionale non ha alcun valore, è un qualche cosa che non ha alcuna legittimità sul piano internazionale. E guardate bene, quello che è successo per esempio con il signoraggio, cos'è che è successo? Il signoraggio, il potere di poter assegnare un valore nominale a della valuta che altrimenti sarebbe carta straccia, fa parte della sovranità di uno Stato, per cui il politico che firma senza essere plenipotenziario, perché per questa sfera qui di argomento la Costituzione è chiara, dà il potere al popolo italiano, perché parliamo comunque di potere di sovranità,
lui sta firmando un qualche cosa che non è legittimato a fare. È come dire, sì, io vado a comprare la macchina, va lì e l'assegno lo firma un mio amico, va lì un altro, lo firma uno, firma un mio assegno che nemmeno gli ho dato la delega a fare questo. Per cui noi ci troviamo in una situazione dove dei burattini asserviti, messi lì da parte della Troica negli ultimi 15 anni, sono andati a firmare per ordine dei potenti tutta una serie di documenti che loro non erano legittimati a firmare. Cosa sarebbe avvenuto nel qual caso ci fosse stata in Italia una classe politica che si sarebbe opposta? Sarebbe accaduto quello che è successo in Ucraina. In Ucraina anche lì abbiamo una situazione come in Italia. In Italia che abbiamo avuto? Abbiamo avuto Monti, Letta, Renzi, tutti dei pagliacci che vanno lì all'Unione Europea, si inchinano, fanno il sorriso, danno la mano. Perché? Perché sono asserviti al cosiddetto Van Rompuy, Barroso di turno, Ciccia Bubù, Braccetti, Baci Abbracci con la Merkel. Noi abbiamo questa gente qui che ci comanda in Italia. In Ucraina cosa è successo? In Ucraina, siccome la maggior parte della popolazione ucraina è filorussa, l'Ucraina è abitata da due tipologie di abitanti, non voglio usare la parola razza, abbiamo il popolo russo e il popolo cosiddetto ucraino, che erroneamente viene definito ucraino, in realtà non sarebbero, sarebbero più polacchi questi qua. La parte abitata dagli ucraini, cos'è che? Ivano-Frankivsk, Leopoli, vogliamo metterci attorno tutte le zone limitrofe, cosa faranno? 3 milioni di abitanti, aggiungiamo tutto l'indotto, arriveranno se no a 10 milioni di abitanti. La parte filorussa, quella orientale, è densamente abitata, per cui dal punto di vista democratico, tramite voto, l'avranno sempre vinta la parte filorussa. Cosa hanno pensato bene? L'Unione Europea, volendo estendere la propria area di egemonia geopolitica verso la Russia, ha pensato bene di asservire l'Ucraina e sottrarne le risorse, e anche lì hanno messo i loro burattini. Hanno messo i loro burattini, non sono riusciti a farli legittimare tramite il voto, hanno speso tanti soldi in propaganda, hanno regalato delle bandiere, hanno fatto concerti nelle piazze, la rivoluzione arancione, tutto quello che vuoi, comunque sia non hanno ottenuto un voto che li ha legittimati a governare. Cosa hanno fatto? Hanno organizzato un golpe, hanno finanziato un golpe tramite Yatsenyuk, tramite il pugile, quello che ha la testa che l'hanno preso a pugni, che non è tanto in grado di connettere. Sono riusciti a organizzare questo golpe, che è stato un golpe armato, un golpe di piazza violento, in cui la cui polizia era stata data ordine di non reagire, perché comunque i vertici della polizia e dell'apparato militare ucraino, tramite dei rapporti di collaborazione, è tutto in mano alla CIA, esattamente come per esempio avviene in Italia, dove le aziende farmaceutiche pagano il viaggio alle Canarie, alle Maldive, al medico per servirselo, per tenerselo dalla parte sua. La stessa cosa in Ucraina, tutti i generali, tutti quelli che comandano nella polizia, nell'esercito, che non sono tantissimi, sono tutti a stipendio da parte delle forze americane, che oltre a dare soldi sotto banco, perché si è anche visto questo, gli offrono viaggi, corsi di formazione negli state, li mandano in Germania, gli offrono il permesso di soggiorno in Germania, il permesso Schengen europeo che altrimenti non potrebbero ottenere, e hanno tutta una serie di utility per cui a loro viene vantaggioso difendere questo fronte dittatoriale, che è lo stesso fronte dittatoriale che ci sta mettendo i nostri burattini in Italia. In Ucraina cosa è successo? Dal punto di vista democratico non sono riusciti a legittimare i burattini che volevano mettere loro, quelli della Troica. Ed è scoppiata una guerra. È scoppiata una guerra perché questi qui che hanno il potere, la Troica, gli ha mandato direttamente i caramati, i figli russi, e li stanno massacrando. Hanno visto che ammazzano la povera gente, la gente che scende in piazza che non vuole questi golpisti qua. Loro dicono: non mi vuoi? Bene, tu sei un terrorista, io prendo e ti ammazzo. In Italia non è che la situazione è ben diversa, perché se il burattinaio
che organizza queste cose qui è sempre lui. Nell'Italia, ipoteticamente, dovesse vincere un fronte a sostegno della democrazia diretta, per cui contro la troica, contro questi poteri qui finanziari, cosa avverrebbe? Avverrebbe che, esattamente come a Kiev hanno mandato i caramati contro la povera gente che non voleva questi impostori, anche noi ci manderebbero le forze di polizia a manganellare la gente e in ultima istanza manderebbero anche i caramati e sparerebbero, ammazzerebbero, distruggerebbero qualsiasi cosa, perché questa è gente, questi qui non sono in realtà dei veri politici di professione, questa qui è gente, sono dei finanzieri, è gente preposta a ridurre al lastrico un paese per poi spolparlo tramite le privatizzazioni di ogni bene. Loro ambiscono a privatizzare acqua, scuole, gli ospedali, privatizzare le aziende di Stato. Sono dei finanzieri che vanno a indebitare in modo artificioso gli stati per poi spolparli di ogni bene, ridurre al lastrico, e mirano anche a far sì che degli italiani non rimanga più niente, che vengano sostituiti da altri dei flussi migratori. Torniamo all'argomento principale, alla legittimazione di un nuovo sistema elettorale che, volendo vedere nei termini, da chi è che è stato voluto? È stato voluto, è stato concepito esattamente dalle persone che erano state elette in maniera non regolare tramite un sistema elettorale che non rispettava la nostra Costituzione. Noi si sono seduti al tavolo, sul cadreghino, a premere il bottone dell'approvazione, anche deputati e parlamentari che erano frutto di un premio di maggioranza illegittimo, per cui per procedere alla creazione di un nuovo ordinamento istituzionale, prima di tutto bisogna estromettere dal lavoro parlamentare tutti i parlamentari ottenuti con il premio di maggioranza, ovvero quelli illegittimi. Quelli vanno tolti dal ruolo di parlamentare, altrimenti ci troviamo a votare delle leggi che vanno a creare una riforma dove all'interno stesso ci sono delle persone che non sono legittimate a votare, ancor più che la coalizione che ha vinto le prossime elezioni si è già sciolta, per cui questo premio di maggioranza è un premio di maggioranza che non rappresenta proprio nulla, è un premio di maggioranza che rappresenta esclusivamente una legittimazione a imporre un sistema dittatoriale. Questo è quello che sta avvenendo in Italia, tornando alla sovranità del popolo. Il popolo è sovrano all'interno degli elementi che fanno parte della sfera di competenza della sovranità popolare. Abbiamo anche le riforme costituzionali. Le riforme costituzionali stando al diritto internazionale sono una branchia della sovranità. Se la sovranità appartiene al popolo, il popolo o ha i meccanismi per potersi pronunciare. Qualcuno obietterà: sì, però in Italia il popolo non ha i meccanismi per potersi pronunciare in questa realtà. Ok, va bene, vorrà dire lo diamo per assodato, allora vuol dire che nessuno ha il potere per poter fare delle riforme che comunque la competenza di ultima istanza, il sì e il no, spetta al popolo sovrano. Il popolo è stato deturpato di qualsiasi cosa e sta per essere sottomesso da una forma legislativa, politica prettamente dittatoriale. Questo fa paura a tutti gli italiani che non si sentono d'appartenere alla cosiddetta cerchia dell'italiota. L'italiano non è brillante con il suo intelletto, non riesce a connettere, a fare grandi ragionamenti, tanti italiani non ci arrivano, sono lì seduti davanti alla televisione, belli, che ridono, che se la cantano, vanno in giro al bar, bevono la birra, però intanto questi impostori qui sono lì che gliela mettono in quel posto, e loro lì belli sorridenti. Ok, chiudo qui questo video, non voglio
dilungarmi troppo, ho altra carne da mettere sul fuoco proprio su questo argomento, farò un altro video molto probabilmente. E voglio esortarvi nel combattere contro queste nefandezze, combattere contro questo sistema. Chiaramente tutti voi italiani che avete capito questo giro del fumo, perché tra i tanti c'è una piccola percentuale che comunque riuscite a capire quello che sta accadendo. Disconoscete l'attuale governo, il governo prossimo, disconoscete le nostre istituzioni perché non sono più nostre. Io sono per l'idea che dobbiamo noi fare in un altro luogo, in un altro posto, anche riuniamoci nei boschi, creare noi un nostro sistema di governo, un nostro sistema parlamentare e disconoscere questi qui che stanno a Roma, dire loro, le loro leggi, se le facciano pure fra di loro, noi creiamo un altro sistema parallelo, un altro ordinamento statale nella quale partecipano tutti i fronti politici, però con delle regole che siano rispettose dell'intelligenza anche delle persone che deve esaminare queste regole e siano soprattutto rispettosi dei principi di democrazia. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima e mi raccomando, cercate di lottare, usate i media, internet, tramite internet anche la tua voce ha un peso, riesci a diffondere le informazioni, di quello che pensi, commentate questo video, andatemi contro, andatemi a favore, l'importante è che vi battiate sempre nelle cose in cui crediate. Ciao a tutti!